Buonasera a tutti gli amici che stanno seguendo anche questa nuova serie di incontri sul web, questi filmati che vengono condivisi sugli account Facebook, Twitter, YouTube e sul blog di Centro Studi Dialogo. Questa sera torniamo in Sardegna, una terra che abbiamo visitato già più volte negli anni scorsi. E incontriamo nuovamente un personaggio che appunto è stato protagonista di uno dei nostri incontri precedenti. Quella volta lo fu come presidente di Corona de Logu, l'associazione degli amministratori locali indipendentisti. Questa volta invece lo intervistiamo proprio come sindaco di Villanova Forro, un piccolo centro del centro-sud della Sardegna. Abbiamo con noi, con molto piacere, Maurizio Onnis. Buonasera Salute. Maurizio e grazie mille Salute. per aver partecipato a questo nostro incontro. A voi. Dunque, perché abbiamo intitolato questo incontro Il diritto di decidere e perché abbiamo contattato Maurizio Onnis? Dalle sue pagine sui social, su Facebook, sono mesi che noi stiamo seguendo una battaglia che sta portando avanti, ovviamente a difesa della sua popolazione e della sua comunità, per un problema estremamente particolare. Ovviamente abbiamo visto anche articoli sulla stampa locale, ora vorremmo che proprio lui ci spiegasse di cosa si tratta. Prego, a te la parola, Maurizio. Beh, stiamo parlando di speculazione energetica. È un problema, è una questione molto complessa che non si può spiegare in un paio di minuti. Comunque, sostanzialmente si tratta di questo. Il governo italiano ha deciso che, per favorire il passaggio, per favorire la transizione ecologica, quindi per favorire la transizione energetica, è necessario che l'Italia produca quanto più possibile energia da fonti rinnovabili e quindi ha lasciato le briglie sciolte a chiunque avesse abbastanza capitali da investire in questo settore, con il risultato che la Sardegna in questo momento e quindi anche il territorio di Villanova Forro sono investiti da una miriade di progetti che prevedono la produzione di energia elettrica da fotovoltaico o eolico. Il territorio di Villanova Forro è un territorio di appena 11 km quadrati, è un comune piccolo, ma su questo territorio in questo momento gravano quattro diversi progetti lanciati da quattro diverse grandi aziende del settore elettrico. Questi progetti non riguardano solo Villanova Forro, ma anche due comuni vicini. E questi progetti nel complesso, se approvati, se portati a compimento, porterebbero sul territorio di questi tre comuni circa una trentina di grandi pale eoliche. Grandi pale eoliche intendo dire pale eoliche alte 200-220 metri. Una trentina di queste pale in tre comuni. Per quanto riguarda il comune di Villanova Forro, in questo momento dentro questi progetti per il comune di Villanova Forro ne sono previste 5. 5 pale da 200-220 metri in un territorio collinare di 11 km quadrati. Ce n'è un'altra che è prevista in un progetto che riguarda un comune vicino e che però riguarda moltissimo anche noi perché questa pala di cui sto parlando si troverebbe a circa 750 metri da un nostro sito archeologico che è nella tentative list dei beni candidati a diventare patrimonio dell'umanità per l'UNESCO. In sostanza si tratta di un assalto in grande stile davanti al quale le amministrazioni locali come questa sono lasciate sole, praticamente. Ecco, quindi tu ovviamente, da come abbiamo visto, ti sei opposto a nome dell'amministrazione locale e a questo punto la situazione qual è? Beh, la situazione è interlocutoria. Questi progetti, di questi grandi progetti, in questo momento due sono sospesi,
Voglio dire che i progetti sono stati presentati al Ministero dell'Ambiente, il Ministero dell'Ambiente li ha pubblicati. Si è aperta una finestra temporale di un mese, che è quella secondo, nella quale, secondo la normativa, tutti i portatori di interesse possono fare opposizione. Quindi durante quel mese noi, come altri, ci siamo opposti. L'amministrazione comunale ha mandato al Ministero le sue osservazioni molto argomentate. Il mese è finito. Finito il mese di osservazioni, il Ministero si prende un tempo molto variabile a seconda dei casi, al termine del quale deve emettere il suo provvedimento, un provvedimento che può essere positivo verso il progetto o negativo verso il progetto. Ecco, questi due di questi quattro grandi progetti in questo momento sono sospesi perché il Ministero ha chiesto integrazioni ai progetti, ma terminata la sospensione arriverà prima o poi il giorno in cui il Ministero dell'Ambiente dovrà dare il suo parere, che appunto potrà essere positivo o negativo. C'è da dire che questi due progetti hanno già incassato una pesante bocciatura da parte della Sovrintendenza Speciale di Roma. La Sovrintendenza Speciale di Roma è una sovrintendenza creata due anni e mezzo fa da Draghi, con lo scopo specifico di aggirare le sovrintendenze locali. La Sovrintendenza Speciale di Roma ha bocciato pesantemente tutti e due questi progetti perché impatterebbero in maniera straordinaria sul paesaggio e perché significherebbero, comporterebbero un vero sventramento delle colline, comporterebbero un sovvertimento dell'economia locale, perché sono in mezzo e sopra siti archeologici censiti, numerosi siti archeologici. Il parere della Sovrintendenza Speciale però è solo consultivo, quindi il Ministero dell'Ambiente potrà comunque dare parere positivo. Il terzo di questi quattro progetti è stato pubblicato dal Ministero dell'Ambiente, ma ancora i documenti non sono consultabili. Questo è un progetto presentato da Enel Green Power. I documenti non sono consultabili, appena saranno consultabili potremo fare le osservazioni, anche lì poi finito il mese delle osservazioni il Ministero dovrà dare il suo parere. E il quarto progetto, abbiamo fatto le osservazioni, quel progetto, il procedimento è in itinere, non è stato sospeso e lì stiamo aspettando il parere del Ministero. Quindi in sostanza questi quattro progetti sono in piedi, e alla fine del loro iter il Ministero dell'Ambiente, il cosiddetto MASE, perché adesso si chiama così, dovrà dare un parere o positivo o negativo. E qui è quello che abbiamo fatto per contrastare tutta questa roba, che è intollerabile per una comunità piccola, che per qualsiasi comunità direi, ma soprattutto per una comunità piccola che in nessun modo è stata consultata. Nessuno è venuto a chiederci che cosa pensavamo di tutta questa roba. Quello che abbiamo fatto qui è stato costituire un comitato che riguarda diversi paesi e che negli ultimi mesi è stato molto attivo con numerose manifestazioni e un'attività di lobby continua sulla politica regionale. Perché il livello sovraordinato rispetto al comune è la regione, non è lo Stato. La regione Sardegna è una regione a statuto speciale, quindi ha in campo ambientale competenze che concorrenti con lo Stato, che le regioni a statuto ordinario non hanno, e secondo noi la regione Sardegna avrebbe potuto e potrebbe fare molto di più per fermare questa cosa. Non l'ha ancora fatto, quindi abbiamo speso un sacco di tempo nel premere sulla politica regionale perché adotti gli atti opportuni, che significa sostanzialmente emanare una moratoria per bloccare tutti questi procedimenti, almeno fino a che non si arrivi a una politica organica in questo campo. E quindi stiamo aspettando e muovendoci. Siamo cittadini attivi e nel frattempo cerchiamo di governare il fenomeno noi, visto che non lo fanno altri.
Certamente, ecco appunto la mia curiosità risiedeva proprio una delle domande che volevo farti, hai già dato una risposta, qual era il ruolo della regione appunto dato che si tratta di una regione a statuto di autonomia speciale, ma ce l'hai già spiegato. Ecco, e da parte dei tuoi colleghi amministratori locali c'è stata solidarietà, c'è stato appoggio, c'è stata mobilitazione? Allora, anche qui è ancora sempre un discorso un po' complicato. Se uno va a guardare sul sito di Terna le richieste di connessione alla rete per questo tipo di impianti, scopre che in questo momento in Sardegna gravano oltre 700 richieste diverse per impianti fotovoltaici e eolici sia a terra che a mare, che se autorizzati porterebbero la produzione in Sardegna a una potenza installata in Sardegna di circa 55 gigawatt. 55 gigawatt è 5 volte ciò che la Sardegna produce oggi di energia elettrica ed è una quantità enormemente superiore al fabbisogno della Sardegna, perché la Sardegna già oggi esporta il 35-40% dell'energia che produce. Ora, che cosa succede? Fino a un paio d'anni fa il problema della speculazione energetica in Sardegna esiste da molto tempo. Qui sulle colline che attorno a questo paese ci sono già delle paleoliche da mini eolico, quindi più piccole, che sono state installate 10 anni fa, ma già 20 anni fa in questo territorio un'azienda continentale cercò di installare delle grandi paleoliche che a quell'epoca erano molto più rudimentali di quelle che ci sono in circolazione adesso. Però negli ultimi il problema energetico della speculazione energetica c'è sempre stato, ma era più diradato, diciamo così, quindi molti potevano far finta di niente. Ciò che sta succedendo adesso è che nessun territorio si salva da questa cosa. Voglio dire che gli impianti progettati fotovoltaici e eolici riguardano davvero la stragrande maggioranza del territorio sardo e dei comuni sardi, e quindi nessuno può fare più finta di niente. Non ci sono molti sindaci che si impegnano concretamente, a dire il vero, però sono certamente più che in passato. In passato eravamo 1, 2 o 3, adesso magari siamo 10, 15, 20. Per forza di cose, perché quando notizie di questo genere circolano e la popolazione finalmente viene informata, i comuni molto spesso queste cose le sanno a fatti avvenuti, ma in molti casi le amministrazioni comunali non fanno tutto quello che possono per avvertire la cittadinanza. Quando la cittadinanza viene avvertita e si rende conto che non ricava nulla da questi progetti, che sono veramente uno scempio per il territorio, i cittadini si arrabbiano e tirano giù i sindaci dalle loro poltrone, e i sindaci sono costretti ad impegnarsi. Questo è il motivo per cui ci sono diversi sindaci in questo momento in Sardegna attivi in questo campo. Ma anche loro che cosa possono fare? L'ente locale veramente non può fare niente, cioè il comune non ha nessuna potestà in questo campo. Io posso fare, e magari farò se ci arriveremo, delle ordinanze bizzarre, come ad esempio impedire che i mezzi di grandi dimensioni non passino sulle strade di campagna, ma non sono tutti palliativi, perché io non ho nessun vero potere. L'unica cosa seria che posso fare è ricorrere ai tribunali. Infatti sono convinto che da questa roba usciremo solo con gli avvocati. Certamente. Allora, ovviamente la popolazione di Villanova Forum, immagino che vista la vostra mobilitazione come amministrazione, vi sta seguendo. Per esempio, ci sono state molte iniziative, per esempio proprio oggi ho visto che c'è stato, se non mi sbaglio, in agosto un concerto di artisti che hanno sostenuto le vostre richieste. Quindi significa che, giustamente come dicevi tu, una volta che la società civile viene informata di questi fatti, si mobilita. Ecco l'importanza che ricopre un amministratore locale che veramente si muove per il bene del proprio territorio.
Di cose ne abbiamo fatte tante quest'estate. L'occasione a cui ti riferivi tu è stata un concerto di 50 ore consecutive. Si sono alternati a suonare diversi musicisti dalle 7 di un venerdì sera alle 9 di una domenica sera. E in quelle 50 ore, tra l'altro, l'abbiamo fatto in un parco molto bello qui sulle nostre colline. In quelle 50 ore c'è stato un afflusso continuo di pubblico che è stato informato, sensibilizzato su queste robe, ma quella non è stata l'unica occasione musicale, ce ne sono state almeno con quattro forni e centinaia di pizze servite a chi si presentava dietro offerta, perché stiamo raccogliendo soldi. Se vogliamo andare ad avvocati, dobbiamo raccogliere soldi. E la conferma che se c'è una causa importante, la popolazione si mobilita, ma la popolazione va informata. Torno su questo punto perché è fondamentale. Queste soprattutto sono questioni veramente complicate in cui un pochino bisogna almeno studiare. E se uno non vuole immergersi in dettagli tecnici, deve comunque afferrare i capi della questione, se vuole capirci qualche cosa, e alla gente queste cose bisogna raccontarle. Cioè, ci sono troppi amministratori locali, per non parlare dei politici, dei consiglieri regionali, degli assessori regionali, che questa cosa proprio non la fanno, non si sprecano in queste cose qui. Che è un modo per riuscire a manovrare i cittadini senza che i cittadini dicano niente. Certo, lo sappiamo benissimo, succede un po' da tutte le parti questo, ma ultimamente abbiamo visto che non è stata la sola tegola che è caduta sulla testa della vostra amministrazione. Ultimamente abbiamo visto che c'è un problema sempre nei confronti dello Stato, perché poi qui siamo sempre lì, parliamo di un approccio da parte dello Stato centrale che possiamo definire addirittura neocolonialista, cioè a Roma viene deciso tutto, poi il tutto viene schiaffato sulla testa degli amministratori locali e dei cittadini, come dicevi tu, senza neanche chiedere il loro parere. Abbiamo visto che c'è un problema che è nato nell'ambito dell'emergenza profughi e migrazioni con la costruzione proprio nel tuo comune di un centro d'accoglienza, e definirlo tale, insomma, è un po' un eufemismo, sappiamo benissimo di che cosa si tratta. Ecco, cosa è successo? Se non mi sbaglio, sono già entrate in azione le ruspe. No, allora la questione sta in questi termini. In questo paese un centro di accoglienza straordinaria per migranti esiste dal 2015. Si chiamano CAS. Nel 2015 si era al colmo della cosiddetta emergenza, i prefetti in tutta Italia cercavano disperatamente strutture dove mettere i migranti. Il prefetto ha poteri sostanzialmente assoluti nel campo della sicurezza pubblica, non deve chiedere a nessuno, quindi il comune di Milano, l'amministrazione comunale dell'epoca, da un giorno all'altro si vide recapitare l'avviso che un albergo dismesso di questo territorio era stato adibito al centro di accoglienza straordinaria per migranti, e da quel giorno, quindi dall'estate del 2015, abbiamo qui in questo albergo, che è diventato un CAS, un numero variabile di migranti, da 50 a 100 costantemente. C'è stato un periodo in cui ne abbiamo avuti addirittura 120. Con i migranti e con la cooperativa che gestisce il centro, dopo un primo momento di difficoltà si è raggiunto un equilibrio.
la convivenza va bene, funziona, non abbiamo mai avuto problemi in paese di ordine pubblico e tantomeno problemi legati al razzismo. Anzi, devo dire che ci sono state tante belle storie di amicizia e anche affettive più profonde tra i due poli, chiamiamoli così. Quel che nelle ultime settimane è venuto a turbare questo equilibrio è stato l'annuncio che accanto a questo CAS, nel piazzale di questo CAS, sarebbe sorta una tendopoli. Cioè un campo profughi in sostanza. Non avendo a disposizione strutture stabili dove mettere altri migranti, la prefettura ci ha annunciato l'installazione di un campo tendato. Ecco, questa roba qua, egualmente, come per le pale, ha suscitato, per usare un eufemismo, una ferma opposizione del paese, perché, ripeto, con i migranti non abbiamo mai avuto problemi, Villanova Foro è sempre stata accogliente, ma riteniamo di essere ancora occidente nel mondo e a nessuno veramente vuole che questo territorio venga equiparato, ridotto. Non siamo in Libano, in sostanza, non so come dirlo senza essere un po' crudo, non siamo in Siria e non c'è veramente nessun motivo per installare qui un campo tendato quando il demanio statale rigurgita di edifici vuoti che potrebbero essere adibiti allo scopo. E quindi nelle ultime settimane abbiamo fatto un po' di can-can, giornali, televisioni e altro, per fare in modo, per spingere chi di dovere a soprassedere su questa decisione. In realtà il problema anche qui è molto più grosso, è molto più radicale e sta a monte, e cioè io sono sindaco ormai da 7 anni e mezzo, ho visto 4 o 5 prefetti a Cagliari sfilare e loro, parlando di migranti, hanno sempre parlato di emergenza. Questo problema è sempre stato trattato come un'emergenza, perché in realtà i migranti non li vuole nessuno, né a destra né a sinistra, con il risultato che di emergenza in emergenza non si è mai risolto niente e si va a finire in cose abborracciate come i campi tendati, che gridano veramente vendetta al cielo, certamente per Villanova Foro, ma ancor più per i migranti stessi, che non si fanno migliaia di chilometri, nessuno di loro pretende di essere ricevuto al Ritz e nessuno di noi vuole riceverli al Ritz, ma veramente riceverli in tenda come soluzione, insomma, non ci sono parole per descrivere una roba del genere, è veramente una vergogna, ecco. Certamente, siamo perfettamente d'accordo. Purtroppo anche qui lo Stato italiano mostra tutti i suoi limiti, giustamente passando da emergenza a emergenza senza affrontare in modo organico il problema. Bene, questa sera abbiamo offerto semplicemente qualche spunto di riflessione a tutti coloro che ci seguono. Personalmente ritengo che noi cerchiamo di favorire l'applicazione del diritto all'autodeterminazione. Diritto all'autodeterminazione sono anche delle parolone, è un diritto comunque riconosciuto a livello internazionale e riguarda ovviamente le nazioni, i grandi popoli, grandi e piccoli popoli, ma riguarda soprattutto, secondo me, le comunità. Non è possibile, non è ammissibile che una comunità, e in questo caso il suo rappresentante, i suoi rappresentanti, cioè gli amministratori locali, debbano sempre ricevere delle imposizioni dallo Stato centralista, che appunto li tratta come colonia. Purtroppo la Sardegna ha già pagato molto sotto questo aspetto nei confronti dello Stato e nei confronti dei potentati economici che sono legati allo Stato centrale. Sarebbe ora che le cose cominciassero a cambiare. Noi sappiamo, ad esempio, che se non mi sbaglio, fra non molto ci saranno delle elezioni regionali in Sardegna. Ecco, sarebbe il caso che si trovasse qualche forma per portare avanti anche queste esigenze e anche appunto l'applicazione del diritto dell'autodeterminazione nei confronti delle comunità locali,
nei confronti soprattutto dello Stato centrale e centralista come è quello italiano. Bene, come ripeto, abbiamo offerto qualche spunto. Se vi interessano questi nostri argomenti, andate sulle nostre pagine social, condividete, perché più che i like sono, tutti ritengono che abbiano molta importanza. Noi riteniamo invece che siano più importanti le condivisioni, perché vanno fatte circolare le idee, fatte circolare le problematiche. Andate per esempio sulla nostra pagina YouTube, dove trovate tutti questi incontri sul web, mettete, iscrivetevi e mettete una spunta sulle notifiche, in modo che anche i futuri vi vengano notificati, anche i futuri filmati vi vengano notificati. Non ci resta altro che ringraziare moltissimo Maurizio Onis, che è sempre estremamente disponibile con noi, e per quello che conta, esprimere tutto il nostro appoggio per le sue belle battaglie. Siamo convinti che se sul territorio di tutto lo Stato italiano ci fossero molti più sindaci motivati, preparati e vogliosi di operare a favore della propria cittadinanza, come sta facendo Maurizio e i suoi colleghi ovviamente dell'amministrazione di Villanovo Foro, molti problemi sarebbero risolti. Grazie mille, buona serata Maurizio. Grazie a voi, arrivederci. E buona serata ovviamente anche a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci finora. E un appuntamento al prossimo incontro sul web. Buonasera a tutti.